Mi ripetete i vostri nomi precisamente? Manuel Zanella, Massimiliano Bertolini. E rispettivamente che ruolo avete oltre ad essere socio, immagino, no? Beh, io sono presidente e io, Massimiliano, sono l'amministratore delegato. Grazie mille innanzitutto. Partirei da qui, cioè da dare un messaggio a tutti gli utenti, ai vostri clienti, no? Su che cosa sta succedendo, su questi ritardi che oggettivamente ci sono stati, ma a che punto siamo con la realizzazione degli orologi e se stanno effettivamente arrivando. Sì, l'Ambot è in produzione, quindi il prodotto c'è, esiste, non è, sì, il prodotto c'è, esiste, non è una bufala come qualcuno sta dicendo su internet. Bene. L'abbiamo presentato al CES, quindi esisteva 2 mesi fa e esiste ancora di più oggi che è in produzione. Ci sono stati dei ritardi, questo non lo neghiamo, i ritardi sono stati perché il prodotto che stiamo realizzando è di una complessità e di una difficoltà che nemmeno noi lo immaginavamo un anno fa quando abbiamo pensato a Dainwatch. Questo non toglie il fatto che ad aprile inizieremo a consegnarlo e completeremo le consegne entro il mese di aprile. Bene, bene, questa è già un'ottima notizia. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Sì, no, questo. Assoluta agli ordini online e in seconda battuta consegna ai distributori che hanno firmato i contratti, che sono oltre 60 in tutto il mondo. Ma Ma questi vengono dopo. sì, il pre-order quanti clienti ha coinvolto? Allora, il pre-order ha coinvolto circa 40.000 utenti, però non tutti i 40.000 utenti lo hanno pagato. Quindi la priorità va data a chi l'ha pagato. A chi l'ha pagato interamente, vuol dire, no? I preordini sono 40.000, ma perché sono preordini e ordini. Preordini sono fino ad ottobre, dopodiché sono diventati ordini. Ok. Totale sono circa 40.000, però noi consideriamo reali soltanto chi ha pagato prima il 20% di acconto e poi il 50%. Chi ha fatto soltanto l'ordine non l'ha pagato, quindi sono ordini che non li consideriamo reali, soltanto chi fa il pagamento effettivamente ha il diritto di ricevere, cioè, era la priorità nel ricevere l'invoice. Certo. Quindi soltanto le persone che l'hanno pagato lo riceveranno, il biglietto lo riceveranno. Ok, ma quindi venduti a oggi, tanto per capire l'ordine di grandezza, non mi interessa un numero preciso ovviamente, venduti a oggi quanti apparecchi avete già collocato? Ma sono circa 15.000. Circa 15.000. Ecco, qualcuno lamenta il fatto di aver chiesto il rimborso, ma di non aver avuto rimborso o di non aver, addirittura di non aver avuto risposta. Ecco, possiamo dare qualche elemento in questo No, senso? questo non è vero, questo non è assolutamente chiesto rimborso e dico, sono meno dell'1% le persone che hanno chiesto rimborso, gli ordini effettuati, pagati, quindi diciamo su chi ha pagato meno dell'1% ha chiesto il rimborso e chi gli è stato i tempi che vengono pubblicati 15 giorni dalla richiesta. 15 giorni dalla richiesta si può comunque ottenere il rimborso. Guardi, c'è un mio collaboratore, le faccio un esempio, un mio collaboratore ha fatto un acquisto sul dottore e questo lo storno ha chiesto lo storno e gli ha chiesto 3 giorni. Questo succede nel sito dell'Apple. Noi restiamo in 15 giorni, quindi siamo più bravi di Apple in questo senso. Sì, 15 giorni sono tempo tecnico di tutte le segnalazioni che abbiamo. Tenga conto che noi siamo una struttura giovane,
non abbiamo centinaia di persone che lavorano in azienda, le mail che arrivano tutti i giorni, ma non le mail di lamentele, sono centinaia di mail che arrivano di richieste di informazioni sul prodotto. E qui deve gestire tutte queste e cerchiamo di gestirle al meglio con le persone che abbiamo. Va bene, no, cioè 15 giorni sono tempi più che accettabili, no, evidentemente. Va bene. Se uno pensa di scrivere un'email e ricevere il giorno dopo e va a scrivere su Facebook e non gli diamo risposta, ma vedendo, insomma. Siamo qui proprio per questo, no? Per dare una risposta a queste voci su Facebook. Ahimè, Facebook garantisce anche un po' l'anonimato, quindi ahimè, vai a capire poi se quello che viene scritto su Facebook è vero oppure no. È per questo motivo che ho proposto questa telefonata. Ecco, qualcuno lamenta che i prodotti finali, che però noi non abbiamo visto e credo che nessun utente finale abbia visto, siano più grossi e più brutti, qualcuno dice, rispetto ai prodotti che erano stati inizialmente mostrati come rendering, cioè quindi prima di avere una produzione. Questo corrisponde al vero oppure no? I prodotti reali saranno più belli di quelli che sono mostrati. Guardi, siamo, questo non lo dica, siamo appena usciti da non so se possiamo dirlo. No, meglio di no. Comunque di più grossi gruppi mondiali di abbigliamento, arredamento, insomma un gruppo a livello mondiale che fattura non so quanti miliardi di dollari. E hanno detto che cioè, il punto di forza del nostro prodotto è il design e l'estetica dei materiali, quindi cioè, sul fatto che sia e non sia bello. E metteranno la loro marca su Hangwatch, avranno una versione personalizzata di Hangwatch. Bene, sono contento. Una cosa, l'Hangwatch reale è stato più bello di quello che si è visto finora? È stato mostrato. Sì, ma tra l'altro l'Hangwatch che noi distribuiremo ad aprile sarà la versione base, sarà più bella di quella che abbiamo mostrato al CES, perché tenga conto che la versione base uscirà con la stringhetta della versione tech, quindi noi abbiamo presentato, se lei guarda nel sito, abbiamo cambiato anche i render che sono nel sito, la versione color avrà la stessa tinghietta della versione tech che della quella, diciamo che è uniformato con la stessa tinghietta degli altri due collezioni. Sì. Mantenendo. Ho capito. Ecco, a proposito di cinghietta, sulla cinghietta c'è scritto Made in Italy, ma la produzione avviene effettivamente in Italia o no? Tutta la produzione è italiana e tutti i materiali sono italiani. Cioè anche la produzione è fatta in Italia, cioè non è fatta in Estremo Oriente. No, anche la cinghietta è italiana. Tenga conto che anche la cinghietta che inizia. Allora, forse la cinghietta mi viene più facile pensarlo, ma sull'elettronica di solito. No. No, allora, che non c'è fraintendimento, non possiamo dire che le cose non sono perse. Sì. Allora, l'elettronica, il display non è italiano, il display è un display Philips. Certo, si immagina. L'elettronica non è italiana, i componenti sono componenti. Sì, certo. L'assemblaggio dell'elettronica è fatto in Italia. È fatto in Italia. Tutti i materiali sono materiali italiani, la stessa cinghietta è fatta. Tutti i componenti delle cinghie sono componenti italiani, la cassa è prodotta in Italia, tutti gli accessori di Home and Watch sono prodotti in Italia. Ah, bene, ecco, quindi noi possiamo dire, no, con serenità a tutti che diciamo entro il mese di aprile tutti quelli che hanno pagato riceveranno il loro orologio. Okay? E possiamo dire a chi non l'ha ancora comperato e ne vorrà sapere di più, che quindi magari vorrà seguire per esempio la nostra prova, che il prodotto sarà provabile da? Come? No, dicevo, chi
può essere interessato invece a saperne di più prima di perfezionare l'acquisto e vuole magari attendere una nostra prova, dovrà aspettare fino a. Allora, noi possiamo inviare la versione demo dell'iWatch fine settimana prossima. Ma demo che cosa, in cosa differisce da quella finale? Allora, differisce che lei ha l'iWatch finale con il software bloccato, e lei ha tutto il software bloccato, quindi lei può. Mi sente? Sì. Pronto? Sì, pronto? Lo Sì, a sento. volte va via la È voce. il via voce, credo. La settimana prossima le inviamo l'iWatch definitivo con scatola manuale tutto, e tutto. Lei lo vede, lo tocca, lo vede tutto il sistema operativo perché prende parte, quindi Sì. Android perché prende parte. L'unica cosa è bloccato, quindi lei non lo può collegare al telefono. Lo potrà collegare al telefono il 10 di aprile, noi le daremo e lo collegherà a. Vediamo al computer, scaricherà Una patch. e a quel punto lei lo può collegare al telefono e diventa la versione definitiva del software e lo può collegare, sarà perfettamente funzionante nella versione definitiva. Va bene, allora a questo punto aspettiamo che questo accada, così la gente sarà ancora più rassicurata. Noi siamo tifiamo ovviamente per il Made in Italy.